La coppia Vesco Salvinelli vince la 1000 Miglia 2024 ed è la quarta volta consecutiva. Per Vesco è la settima vittoria. Sarà il secondo indoor italiano dopo quello di Ancona. Quello che sorgerà a San Polino, oggi l'avvio dei lavori, sarà pronto nel 2026. In quattro finiscono a Canton Mombello per furto aggravato, arrestati in due distinti episodi in città dalla volante della questura. Stasera maxi schermo per la partita dell'Italia, domani balli di gruppo alla festa di Brescia Soccorso. Star Brixia, agente per Findomestic Banca. Contattaci all'800 14 55 39. Buonasera dal telegiornale, buon sabato. Ovviamente 1000 Miglia in primo piano, 1000 Miglia che è tornata a Brescia. Si sono chiuse anche le nostre dirette con Fabio Pettinò, con Alberto Banzola, nel pomeriggio con l'arrivo in Viale Venezia. Stasera poi la premiazione che è tornata in centro città ed è tornata a premiare una coppia che insomma per la quarta volta consecutiva ha vinto la 1000 Miglia, Vesco Salvinelli. Tra due ali di folla in Viale Venezia si conclude la 42esima rievocazione storica della 1000 Miglia. La Freccia Rossa chiude questa settimana dedicata alla kermesse più famosa del mondo, col museo viaggiante più famoso del mondo. Tante le regioni attraversate, tanto pubblico sulle strade, 2200 chilometri quelli percorsi dalle vecchie signore. Un paesaggio incredibile quello che ha colorato la Freccia Rossa nel corso di questa settimana e di questi 5 giorni di gara. Tutto è andato per il meglio, nonostante qualche problema legato al maltempo, ma il sole quando è uscito ha illuminato la bellezza di questa corsa. Genova, Torino sono state le grandi novità, come San Lazzaro di Savena, sede di arrivo della quarta tappa. E poi ovviamente Roma e Siena, tanti davvero sono stati i passaggi e le città toccate dalla emozionante corsa organizzata da 1000 Miglia SRL. Vince per la quarta volta consecutiva la coppia Vesco Salvinetti, un Andrea Vesco che mette il settimo sigillo sulla Coppa delle 1000 Miglia, avvicinando di fatto le 10 vittorie record per adesso ancora imbattuto di Giuliano Canè. Gianmario Fontanella si piazza al secondo posto della classifica, in terza posizione si piazza Aliverti. Dunque per il driver di Sarezzo l'ennesimo bagno di folla, l'ennesimo applauso di tutta Brescia, una festa come la 1000 Miglia che ha abbracciato, come dicevamo, tantissime persone, ha emozionato, ha scaldato i cuori e continuerà a farlo perché questa è davvero la corsa più bella del mondo. Per il momento è tutto, linea che può tornare allo studio. E grazie a Fabio Pettinò, i protagonisti della 1000 Miglia li sentiremo tra poco nel corso del nostro giornale. Ora invece le notizie di cronaca con quattro arresti in due distinti episodi la scorsa notte in centro, opera della squadra volante della questura di Brescia, in quattro per furto aggravato sono già praticamente a Canton Mombello. Due operazioni della squadra volante della questura di Brescia in due distinti episodi hanno portato all'arresto di quattro persone con l'accusa di furto aggravato. Il primo intervento poco dopo la mezzanotte scorsa, grazie a una segnalazione alla sala operativa della questura. Un cittadino ha segnalato presunti rumori sospetti in un bar di via San Zeno. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la saracinesca parzialmente divelta e il vetro della porta infranto. Entrati all'interno del locale, hanno sorpreso i due ladri in flagranza di reato mentre stavano asportando il fondo cassa. I due, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di darsi alla fuga attraverso due finestre, una nel bagno e l'altra al piano interrato, ma entrambi sono stati bloccati dagli agenti e arrestati. Entrambi i malviventi, con numerosi precedenti, avevano lasciato l'auto accesa pronta per la fuga, autovettura poi risultata rubata il giorno precedente. Un'ora dopo, verso l'1:15, un passante ha chiamato il 112 denunciando di essere stato derubato del portafogli poco prima in via Nino Bixio. Agli agenti ha descritto minuziosamente i ladri che l'avevano abbracciato sfilandogli il portafogli. Gli agenti della volante del commissariato Carmine hanno identificato gli autori della rapina, li hanno bloccati e oltre ad aver recuperato il portafogli hanno trovato anche due cellulari.
E adesso apriamo invece una pagina dedicata al nuovo indoor presentato, anzi più che presentato, oggi hanno dato proprio l'avvio ai lavori a San Polino. Sarà il secondo indoor più grande d'Italia. C'è un render del comune che vogliamo mostrarvi, raccontandovi anche qualche numero legato al palazzetto che sarà, che sorgerà a fianco della pista di atletica Gabre Gabric. Sarà il secondo impianto indoor più grande d'Italia dopo quello di Ancona. 7.400 metri quadrati nel quartiere di San Polino, che sorgeranno a fianco dell'attuale centro outdoor Gabre Gabric e del centro sportivo Azeglio Vicini. Il palazzetto dello sport, finanziato in parte tramite fondi del PNRR sulla base dello studio di fattibilità realizzato da Brescia Infrastrutture, sarà realizzato dal raggruppamento temporaneo composto dal progetto DVA. Il progetto prevede una struttura in grado di ospitare atletica leggera, arrampicata, arti marziali, alla quale sarà affiancato un parcheggio esterno. Le tribune per il pubblico potranno accogliere più di 1.100 spettatori per ospitare eventi sportivi di carattere nazionale. Al centro della struttura una pista ovale di atletica leggera di 4.200 metri quadrati di superficie a 6 corsie per i 200 metri, rifinita con una pavimentazione in gomma ad alte prestazioni. Saranno presenti inoltre un doppio rettilineo con pedane e fossi di atterraggio con la sabbia per il salto in lungo e il salto triplo, una pista rettilinea centrale per le gare di velocità e un rettilineo per il salto con l'asta. La nuova struttura, connessa all'impianto esistente, potrà contare su 4 spogliatoi per 80 atleti, locali di infermeria e primo soccorso, nonché spazi accessori. Il fabbisogno energetico dell'edificio in classe NZEB sarà soddisfatto attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili, con impianti fotovoltaici installati in copertura e teleriscaldamento cittadino. Saranno inoltre utilizzati sistemi di isolamento termico adeguati e sistemi impiantistici ad altre prestazioni, mentre la ventilazione meccanica limiterà la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia e l'ingresso dall'esterno di agenti inquinanti. E questa mattina era presente anche Stefano May, il presidente della Fidelitalia. Si è augurato che si possano disputare i campionati già nel 2027 e ha ricordato come una struttura come quella che sta sorgendo a San Polino non abbia eguali in Italia. Fra l'altro c'era una madrina, l'atleta bresciana Alessandra Bonora. Sicuramente io rappresento molti atleti qui a Brescia di cui hanno bisogno di questa pista. Io infatti, per esempio, ogni inverno vado a Padova al Pala Indoor ad allenarmi, per allenarmi appunto al caldo e per abituarmi alla pista indoor, che è una pista diversa dalla pista outdoor solita che tutti noi conosciamo, e sicuramente avere la pista qui in casa vicina può essere un grande stimolo per tutti, cioè sia per gli allenamenti ma anche per le gare, e quindi rappresentare gli altri per me è un grande onore. A parte che quando nasce un impianto di qualunque genere dobbiamo essere contenti noi dello sport e dell'atletica in particolare. In questo caso a colmare un vuoto che nel nord penso che sia abbia origine dall'85, quando crollò il palazzetto di San Siro. E poi sì, è vero, c'è Padova, però è una struttura in cui non ti puoi neanche scaldare perché è proprio stretta, è una palestra con dentro, di fatto molto bella, ma con dentro la pista e basta. Qua invece diventerà un vero e proprio impianto. Io ho detto chiaramente che se i tempi saranno clementi, quindi se riusciremo a chiudere come è stato detto, sarebbe molto bello riuscire a fare i primi campionati assoluti già nell'inverno nel 2027. E Brescia non gli puoi dire niente, perché l'amministrazione di Brescia perlomeno, perché investe, ha coraggio e si sta creando una struttura sportiva, un centro sportivo che è pochi uguali in Italia. E la sindaca di Brescia Laura Castelletti, insomma, oggi ha ricordato, in occasione appunto dell'avvio dei lavori, la vocazione sempre più sportiva di San Polino, un distretto sportivo immerso nel verde. Io credo che non esista davvero un momento migliore per dare il via ai lavori per il campo indoor dell'atletica, soprattutto dopo gli straordinari risultati agli europei, dove anche Brescia è stata presente con Jacobs, quindi un grande campione, ma a fianco in questo momento un'altra gara importante di atletica, quindi noi siamo pronti, la città è pronta con il palazzetto, una nuova casa per l'atletica leggera, la
settimana scorsa abbiamo dato via i lavori insieme a Vanessa Ferrari della palestra olimpica di ginnastica artistica. Qui abbiamo un altro spazio di un campo e la città cresce con San Polino sempre più attenta allo sport, che diventa il nostro distretto sportivo, la nostra cittadella dello sport, immersa nel verde, perché il Parco delle Cave è qui a pochissimi minuti, abbiamo inaugurato anche il frutteto antico, insomma c'è questa capacità di mettere sport e verde e ambiente con un equilibrio perfetto, ma anche una grande prospettiva per il futuro. Voltiamo pagina, cambiamo completamente argomento, di case continuiamo a parlare, ma sono altre case, quelle del Sole, che ora verranno liberate dall'occupazione, alle famiglie è stata data un'altra opzione. Siamo molto soddisfatti perché questa occupazione ha dato una sistemazione abitativa per 16 mesi e ora abbiamo ottenuto quello che le famiglie chiedevano, cioè la possibilità di pagare regolarmente degli affitti sostenibili. E più abbiamo con l'occupazione anche riportato alla ribalta e all'attenzione di tutti la priorità della crisi abitativa, cioè della questione abitativa, che a Brescia, come in tante altre città, è sempre più drammatica a causa dell'esplosione degli affitti brevi turistici, della cronica insufficienza del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di case popolari, e anche per la mancanza ormai di prospettive sul mercato privato. Queste famiglie, dopo un anno e mezzo di occupazione, hanno ottenuto un'abitazione. Non rischia di passare il messaggio che se si occupa una casa poi la si ha, se si attende invece i tempi tecnici, i tempi del comune, invece non si ottiene niente? Passa un messaggio invece secondo me molto positivo. Chi lotta riesce ad affermare i propri diritti. Qui rimarranno a breve 32 appartamenti liberi. Voi avete detto diamo un anno di tempo perché vengano assegnati dall'alto, sennò e riassegniamo dal basso, quindi li rioccupiamo. Noi abbiamo detto che questi appartamenti devono essere acquisiti dall'ALER e devono essere assegnati alle persone appunto delle graduatorie o comunque alle famiglie bisognose. Non può tollerare una città come Brescia la presenza di alloggi già finiti, vuoti, abbandonati al degrado. Parliamo ora di lavori pubblici. I cantieri li vedete in città, sono i grandi cantieri per soprattutto i sottoservizi, come vengono chiamate le reti elettriche o del teleriscaldamento. Ci sono però altri cantieri che stanno per partire, partiranno nei prossimi giorni, sono più piccoli, sono quelli che dovranno sistemare marciapiedi, abbattere le barriere architettoniche, quelle che a volte danno forse più fastidio nei vari quartieri. Saranno 23 interventi in 17 quartieri della città. Sono lavori diciamo a basso impatto dal punto di vista cantieristico, perché sono piccoli interventi puntuali e diffusi sul territorio comunale che rispondono fondamentalmente a due esigenze: da un lato quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali, dall'altro la messa in sicurezza di attraversamenti, incroci, altri elementi di viabilità pericolosi sulle quali si è registrata incidentalità e sulle quali abbiamo raccolto le segnalazioni della cittadinanza e dei consigli di quartiere. Noi ogni anno, ormai da diversi anni a questa parte, investiamo risorse anche importanti, crescenti, proprio per dare una risposta diffusa alla esigenza sempre più avvertita dalla popolazione di avere strade sicure dove non si corre troppo e dove soprattutto l'utente debole della strada sia un po' meno debole e quindi sia messo più in protezione. È un lavoro che facciamo internamente con gli uffici del nostro assessorato e che devo dire anno dopo anno si consolida in termini anche di qualità realizzativa grazie a delle accortezze che abbiamo messo in campo sia nella fase di progettazione, pensando e mettendo in campo anche interventi nuovi, penso per esempio all'utilizzo di alcuni strumenti che sono stati sdoganati nell'ambito del codice della strada come i cuscini berlinesi, e dall'altro al fatto che grazie alla collaborazione con i consigli di quartiere riusciamo a dare anche un'individuazione delle priorità di intervento, posto che evidentemente la coperta è sempre un po' corta rispetto alle tante necessità che ci sono. Questa sera maxi schermo con la partita dell'Italia agli europei, domani invece i balli di gruppo. Sono le due serate di Brescia Soccorso per chiudere l'edizione 2024 di Brescia Soccorso in festa.
Sta andando molto bene, guarda, diciamo che abbiamo avuto la fortuna che il tempo ci ha graziato all'ultimo. I preparativi sono stati un po' complicati, però la comunità, come sempre, ha risposto molto bene all'iniziativa e ringraziamo tutti quanti. Questa sera c'è il quizzone, sabato alle 21 trasmetteremo la partita dell'Italia contro l'Albania in diretta, chiaramente maxi schermo. Domenica invece si ballerà e ci sarà ballo liscio e balli di gruppo. I volontari sono tanti però. I volontari sono tanti, sono incredibili. Diciamo che queste cose si possono fare solo se c'è una grande squadra. Ovviamente c'è il divertimento, c'è il lavoro, c'è lo sclero, ma c'è tanta unione e infatti voglio ringraziare davvero tutti quelli che hanno reso possibile questa grandiosa festa. Sbaglio sul cartellone i nomi si sono allungati quest'anno? Quest'anno abbiamo avuto la fortuna che altre aziende del Bresciano e non hanno risposto al nostro appello d'aiuto per sostenerci, quindi ringrazio anche tutti quanti gli sponsor che ci hanno aiutato per creare un evento davvero importante per noi. Vi abbiamo parlato in questi giorni del Giardino delle Api, l'abbiamo fatto da un punto di vista, fra virgolette, politico, insomma, per farvi conoscere innanzitutto la scelta dell'amministrazione, e farvi, cioè, illustrarvi dov'è, ed è in via Duca degli Abruzzi, ma ora invece con un agronomo andiamo a capire come è stato realizzato. Questo parco, che si chiama il Parco delle Api, nasce da un'idea progettuale che contempla l'utilizzo di specie arboree, arbustive ed erbacee molto differenti per favorire gli insetti. Le specie erbacee in particolare sono caratterizzate da almeno 25 specie con particolari fioriture che portano a essere attrattive rispetto agli insetti di diverso tipo e che vanno dai papaveri all'alborragine, al fiordaliso, alle vecce o altre specie che al tempo stesso creano una particolarità dal punto di vista biologico. Quindi è un giardino, è un parco creato per, insomma, accogliere gli insetti, gli impollinatori soprattutto. Esatto, gli impollinatori sono insetti strategici, indicatori delle caratteristiche ambientali di un territorio e portarli in un contesto è sintomo di un benessere ambientale complessivo e al tempo stesso vuole essere anche un aspetto di richiamo ai cittadini a essere attenti alla biodiversità e non aver paura della natura, ma anzi di essere alleati della natura. Dicevamo che la pioggia ci ha abbandonato per fortuna in questi giorni, anche se insomma la situazione presenta ancora una leggera instabilità. Domani però dovrebbe essere una bella giornata. Da venerdì una maggiore stabilità migliora dopo i temporali di oggi anche sulle regioni centrali. Purtroppo per il sud mancano le precipitazioni anche nei prossimi giorni, vedremo veramente poco nulla. Le temperature però almeno venerdì tenderanno a calare per un po' di maestrale. Il weekend con l'anticiclone sull'Italia, anche su buona parte del nord, a parte sabato sera dove numerosi temporali si formeranno sulle Alpi per infiltrazioni di aria fresca sempre da ovest dall'oceano, qualche temporale sabato notte anche sulle limitrofe zone pianeggianti di Piemonte, Veneto e Lombardia. Le temperature domenica nuovamente in aumento al centro-sud, torneremo sopra media, andremo un po' dappertutto al sud oltre i 30 gradi con picchi di 36 gradi sulla Puglia, per il nord invece siamo tutto sommato in media o poco al di sopra. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo. Brevissima pausa e poi c'è lo sport, rimanete con noi. Vuoi vedere le trasferte del Brescia per i prossimi 3 mesi? Vieni negli store Brescia Calcio, acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito 3 mesi di abbonamento Sky. Ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore. È un'iniziativa Brescia Store di via 10 Giornate 85, via Solferino 51 e all'interno di OB Elettronica in via Genova 4. Buona serata anche agli amici sportivi. Allora, vi abbiamo parlato in apertura della Mille Miglia con il racconto di Fabio Pettenò. Al microfono di Fabio Pettenò in questi giorni si sono alternati tutti i protagonisti, ovviamente partendo da quelli che sono i vincitori.
Grazie mille. Siamo stanchissimi, molto soddisfatti. Io ti seguo per piano. Sentire su quest'anno non abbiamo avuto il minimo intoppo, la macchina è stata perfetta, quindi è anche più semplice correre quando tutto fila liscio, nel senso che abbiamo anche fatto una prima tappa molto buona che ci ha reso la gara un pochino più in discesa, questo è stato determinante, credo. È stata davvero una grande gara. Grazie, è vero, sì. Siamo stati bravi e fortunati, perché ci vuole sempre quello. Albin, Anna Maria, è stato veramente una lotta per il podio incredibile, ve la siete date di santa ragione, chi prima chi dopo, il rammarico magari, perché uno dice magari qualche errorino di meno, però ragazzi avete fatto veramente qualcosa di eccezionale secondo me. Sì, no, non potevamo fare di più. Ma credo che avevate dei competitors, come si suol dire, una concorrenza decisamente agguerrita. Certo, mettiamola così, loro sono i primi tra i professionisti e noi i primi tra gli amatoriali. Bravissimi ragazzi, vi lasciamo andare, complimenti per il secondo posto. Complimenti, grandissima gara, grandissima veramente prestazione. Sì, davvero, quest'anno la gara era serratissima, le medie che abbiamo ottenuto sono basse, quindi è un podio importante, noi siamo molto contenti e io devo ringraziare il mio socio. Albi, la lotta per il podio è stata quella più avvincente di questa Mille Miglia, direi. Di una serie di Mille Miglia questa è stata un'edizione avvincente dal punto di vista sportivo. Com'è stata questa esperienza? Bellissima, però ho fatto l'ultima mezz'ora, devo dire la verità. Tra l'altro sei salito proprio sul tuo territorio e hai assaporato con un gusto diverso. Okay. Il tutto. Sì, ho fatto adesso la patente, quindi. Andiamo! Spero di rifarlo. Immagino avete riconosciuto tutti l'ultimo intervistato, Blanco, ovviamente. Mi fermo qui con questa edizione del telegiornale, non si fermano le notizie, continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, qui trovate anche la diretta del nostro canale 181 del Digitale Terrestre e sul vostro telefonino, come sempre, tutte le notizie arrivano scaricando l'app di Live da Apple Store e Google Play, sui nostri canali Telegram e WhatsApp e ovviamente profili Instagram e Facebook. Grazie per essere stati con noi, per averci scelto anche oggi. Buona serata e buon weekend.